Amici di Italy News, salve. Ci troviamo oggi a Cascina, a casa della signora Carlanelli, perché vogliamo porgli qualche domanda perché abbiamo avuto una notizia piuttosto importante che la riguarda. Naturalmente la signora Carla si assume la responsabilità di Certo. tutto quello che dice. Non è nostro costume, non lo sarà mai fare dei processi online o attraverso la telecamera, quindi lasciamo a ogni autorità la sua rispettiva competenza. Allora, signora Carla, noi siamo venuti a conoscenza che lei ha scritto al Presidente della Repubblica, è Sì, vero? Quando ha scritto al Presidente della Repubblica? Ok. 3 settimane or sono. Quali sono i motivi per cui ha scritto al Presidente della Perché Repubblica? io credo di essere truffata, di essere stata truffata. Truffata o raggirata? Truffata era girata da un carabiniere. Ok. Ah, da un carabiniere addirittura. Senta, dove è nata lei? Io sono nata a Cascina e a 8 mesi sono stata portata in Francia perché mio padre era a lavorare là. A Quindi ha vissuto tutta la sua giovinezza Lione, sì, a ho fatto le Lione. scuole a Lione, tutto. Poi mio Poi padre. è tornata in Italia. Quando è tornata in Italia? Sono tornata il 30 aprile 1942. Com'è tornata in Italia? Con quale mezzo? Con macchina? Sono Autobus? tornata col treno perché mio padre, ammalato, voleva morire in Italia. E invece? È morto in treno, È morto in treno. mentre era presente la mia mamma e Senti, quindi poi è rientrata in Italia. Quindi ha Sì. cominciato a vivere praticamente in Italia, si è Sì. sposata. Mi sono sposata, mia madre è rimasta con me. Che lavoro faceva? Ma ho lavorato in fornace, ho impagliato sedie, ho fatto un po' tutti i lavori per Quindi, e tirare ha avanti la sposato. famiglia. Ho sposato un falegname di Cascina. Quindi una vita di lavoro e di risparmi. Di Con i risparmi, risparmi sì. cosa avete Con mio fatto? marito amavamo la natura e il terreno. Abbiamo comprato un piccolo appezzamento di terreno. Senti, questo terreno Questo terreno era dov'era? Qui a in Cascina? via di Corte Latignana, a 3 km da casa. Senti, suo marito è morto, mi risulta che sia Mio marito morto. è morto Quando è nel morto? dicembre del 1999, il 15 dicembre. Senta, e qual è stata la circostanza che ha conosciuto questo carabiniere, di cui non facciamo il nome e lo chiamiamo più lui, Nel ecco. mese di febbraio io ero col mio cane, un vecchio cane superstite, come passeggiavo lì nella proprietà, un po' disperata, e venne una macchina della pattuglia dei carabinieri che mi chiede il permesso di Quindi visitare il blocco. erano In in due, divisa. Ok. sì, erano in divisa e in servizio. Mi chiedo di visitare il luogo, io ben volentieri perché i carabinieri, se non altro, ci possano anche aiutare. Li feci visitare il luogo, il giovane carabiniere. Vennero poi, oltre alla prima vista, vennero altre volte. Sì, venne altre volte, tutti i giorni, quando la pattuglia passava di lì, Si si fermavano. fermavano. Senta, ci parli un po' di lui. Cioè, nel senso come l'ha conosciuto, siccome erano i rapporti. I rapporti si fecero buoni, lui aspettava una bambina, mi fece conoscere il padre, che era maresciallo dei Quindi eravate, carabinieri. diciamo, abbastanza amici Gentile, di sì. famiglia. Venivano a mangiare tante volte lì nella proprietà, venivano tutti, le sorelle, il padre, la madre, e io mi affezionai a Ci questo risulta poi che ragazzo. gli arrivò una lettera. Sì, ma nel contempo, passato un anno o due, arrivò una lettera dall'Istituto Case Popolari che possedeva un terreno. Cosa c'era scritto in questa lettera? Nella lettera c'era scritto che non avevo più diritto all'uso della casa perché possedevo un terreno. Chi ha trovato la soluzione? Lui E cosa fece come soluzione? Qual era la soluzione mi portò da che un notaio, mise il terreno a nome suo, fece una finta vendita, mise una cifra di 20.500 euro, si prese il terreno e mi dette un caffè. Ma lei era d'accordo per questa cosa? No. Non gli ha. Ero disperata più che altro. Era disperata Io da cosa? Da questa lettera? da questa lettera e poi da. Non volevo cedere il terreno, scivolai così perché ero sola, volevo bene a questo ragazzo, mi sembrava una persona onesta, Perché è tutto. nata diciamo, la querela nei confronti di questa persona? Perché io non ci vedo bene e la sera rientro a casa presto, rientrava a casa presto al terreno e lui la sera quando io andavo via prendeva tutto quello che gli era necessario.
arnesi del mio marito. Quindi si è rivolta a un avvocato? Certo, mi sono rivolta a un avvocato e lui mi ha detto che se volevo ottenere un cambio dovevo dargli 10.000 euro. Oh, ah, ok. Senta, quindi per ritargli il terreno le aveva chiesto quanti euro? 10.000. Però io non ce l'avevo questi 10.000 euro, lui a me non aveva dato nulla. Quanto vale oggi il terreno? 200-250.000 euro. Senta, oltre che al Presidente della Repubblica, ha scritto anche ad altri enti? Certo, ho scritto al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Regionale a Pisa e ho telefonato, ho scritto al suo maresciallo dove lui... Vabbè, e cosa hanno risposto? Niente, nessuno. Nessuno le ha dato risposto? No, nessuno. Nessuno mi ha risposto. Avevo fatto delle accuse ben precise, avevo messo tutti i documenti dentro. Quelli dell'acquisto, quelli dove lui mi chiedeva 10.000 euro. Vabbè, ma questa è la giustizia. Una domanda. Ci crede nella giustizia in Italia? Nella giustizia ci credo e spero che mi aiuti. Vabbè. Ho scritto al Presidente della Repubblica apposta. Ecco, carissimi lettori di Italy News, questa è l'esperienza di vita della signora Caramelli. Vi terremo informati sugli sviluppi di questa vicenda e soprattutto vediamo quello che ne nasce da questa, diciamo, storia abbastanza incresciosa.